Ben ritrovati con il TGL News di sabato 22 luglio. Un piano di recupero per i giardini Margherita verrà presentato a breve dal comune di Piacenza. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Luca Zandonella, che insieme al comandante della Polizia Municipale Piero Vergante ha preso parte a un sopralluogo nell'area dei giardini Margherita insieme a un gruppo di abitanti della zona. Dalla metà della prossima settimana una pattuglia fissa della Polizia Municipale sarà presente all'interno e all'esterno dell'area verde, ha dichiarato il giovane assessore. Il campo da rugby di Via dell'Agricoltura nel quartiere Le Mose, che oggi è la casa del Piacenza Rugby, verrà intitolato a Carlo Mazzoni, l'ex assessore e consigliere, molto attivo anche sullo sport, stroncato da un malore mentre era in bicicletta l'11 giugno scorso. Una decisione maturata dalla giunta comunale di Piacenza in seguito alla proposta dei familiari della delegazione provinciale del CONI. Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per accedere a un appartamento di via Felice Frasi e sottrarre un discreto bottino in denaro contante. È accaduto nei giorni scorsi nel centro storico, una cifra di 500 euro nel bottino dei soliti ignoti che, dopo aver forzato una finestra, hanno messo a soqquadro l'abitazione prima di individuare le banconote, sottrarle e darsi alla fuga. Sul caso sta indagando la polizia. Con il film La tenerezza di Gianni Amelio prende il via questa sera la 21esima edizione del Bobbio Film Festival, la rassegna diretta da Marco Bellocchio, che con 14 serate fino al 5 agosto fa diventare il capoluogo della Valtrebbia la capitale italiana del cinema. Tra gli eventi in programma c'è una prima assoluta, Le Redoutables di Michel Aznavicius, in programma il 27 luglio. Il regista premio Oscar e l'attrice Bérénice Bejo parteciperanno alla serata. Chiudiamo con lo sport. Dopo la presentazione ufficiale della squadra avvenuta ieri sera nel corso dell'ultima edizione dei venerdì piacentini, il Piacenza Calcio è partito per raggiungere il ritiro di Salsomaggiore, che vedrà impegnata la squadra di Franzini fino a sabato 29 luglio, quando i biancorossi torneranno a Piacenza in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro la Massese, prevista per il 30 luglio al Garilli. Nello stesso giorno il Pro Piacenza, anch'esso impegnato nel primo turno della competizione nazionale, affronterà invece il trasferta il Vicenza. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13:15.